Sono tante soluzioni per avvicinare i giovani alla Chiesa. Gli scout sono un buon mezzo. Organizzare incontri è un buon modo, come il grest, attività di gioco e di ascolto. I modi sono tanti, anche gli oratori e le associazioni in cui si gioca per imparare, come tutte le attività che coinvolgono gli adolescenti e sono organizzate dalla Chiesa. Quanto è importante la dimensione associativa nella costruzione del percorso di fede da parte di un giovane? Qual è il ruolo della parrocchia, delle associazioni e dei movimenti proprio nella edificazione di un percorso personale e di un rapporto personale di un giovane 2.0 dei millennials, dei giovani del 2015? Cioè qual è il ruolo di parrocchie, associazioni e movimenti proprio nell'instaurare un rapporto da parte di un giovane nei confronti della fede, della religione? ma anche della Chiesa intesa come istituzione. Di questo parliamo oggi con Eleonora Bonizzato, insegnante di scuola superiore, e Alberto Ratti, già presidente nazionale della FUCI, la federazione universitaria cattolica italiana. Eleonora... Io partirei a chiederti un commento. Abbiamo sentito la testimonianza di Alessandro che ci ha raccontato il suo rapporto con la vita associativa e che ruolo questo ha avuto nei confronti della costruzione del suo percorso di fede. Come possiamo interpretare questa sua testimonianza? Io mi sento assolutamente di concordare con quello che dice Alessandro. Certo, le forme per vivere la vita della Chiesa, vivere la propria esperienza di fede, sono veramente le più svariate, le più creative, e, e questo io penso che sia una grande ricchezza all'interno della Chiesa. Certo, eh, è necessario secondo me sottolineare eh, una premessa, cioè che prima di tutto la fede deve essere vissuta, cioè deve essere vissuta personalmente. Altrimenti anche le, le forme più svariate che si possono trovare rischiano di diventare presto stantie. La testimonianza di Alessandro è una delle tante eh, interviste che sono raccolte nella ricerca che sta alla base del volume Dio a modo mio, Giovani e Fede in Italia, edito da Vita e Pensiero. Alberto, quali impressioni si possono trarre dall'ascolto e dalla lettura di queste interviste? Ma essenzialmente due impressioni. La prima è quella di giovani interessati a mettersi in gioco, a voler prendere sul serio le domande esistenziali e quindi anche aperti alla trascendenza. Dall'altra, però, mi verrebbe da dire una trascendenza che si fa a modo mio, riprendendo un po' il titolo del, del volume, ossia un Dio a mia immagine e somiglianza. Questo a mio avviso è un po' il limite ecco, che traspare dalle interviste. La seconda impressione che ho, e riguarda soprattutto gli intervistati che si sono professati cattolici, è quella di una sostanziale ignoranza biblica, un poca conoscenza della scrittura, delle sacre scritture e della Bibbia. Credo che a 50 anni dalla fine del concilio e dalla Costituzione conciliare dei Verbum la Chiesa su questo debba ancora camminare molto. Ecco, una cosa che voglio chiedere ad entrambi, eh, e se vogliamo più personale, più di, basata sulla vostra esperienza, sul vostro percorso di fede, è proprio chiedervi quanto è stato importante per voi o quanto lo è ancora oggi proprio la dimensione comunitaria nel vostro rapporto con la fede e con la religione. Eleonora? Eh sì, per me è assolutamente stato fondamentale, un punto imprescindibile perché... Facendo appunto riferimento totalmente alla mia esperienza, io ho conosciuto il cristianesimo e ho aderito alla fede insomma eh, per un incontro personale con una dimensione comunitaria. D'altronde mi sembra questa la cifra distintiva della Chiesa fin dalle sue origini. Duemila anni fa eh, chi incontrava coloro che erano eh, stati chiamati da Cristo incontravano una dimensione comunitaria, no? eh, un'amicizia delle persone proprio. Alberto, anche per te la dimensione comunitaria è stata un tassello importante nella costruzione di un percorso di fede personale? Assolutamente sì, appunto, fermo restando la dimensione intima eh, del rapporto individuale con il Signore che credo vada coltivata quotidianamente, l'aspetto comunitario è fondamentale. Farei un paragone azzardato, appunto, la prima comunità degli Apostoli era già un contesto associativo. E quindi per me è stata fondamentale nel, nel senso che ho avuto delle persone che proprio mi hanno accompagnato per mano nell'introduzione alla fede, alla conoscenza di Gesù e della Chiesa. Penso ai miei genitori, penso ai miei amici, anche ai professori del, delle scuole superiori. E la cifra distintiva è stata proprio questa: una fede vissuta eh, e, eh, così, eh, individualmente e eh, ogni giorno, ma in un contesto insieme ad altre persone, insieme. A una comunità Credente. Molto spesso uno degli elementi eh, difficili in questo percorso è proprio il trasmetterlo ad un altro giovane, soprattutto quando si parla di temi come la fede, come il proprio rapporto con Dio e con la religione. Eleonora, se tu dovessi raccontare ad un giovane il tuo percorso di fede, cosa gli diresti? È una domanda molto difficile perché come dici per le cose più importanti della vita spesso è molto più efficace mostrare no, che spiegare con un discorso. Eh, tuttavia, eh, se io dovessi Scrivere quello che vivo. Eh lo definirei come una grande avventura in cui passo dopo passo, giorno dopo giorno, eh, dalle cose più semplici che io devo fare, appunto il mio lavoro, entrare in classe o quelle più eccezionali come decidere di, di sposarmi e di mettere su famiglia, eh, è veramente la possibilità di scoprire come in tutte queste cose eh, la, la mia esperienza di fede e il mio rapporto con, con Gesù incidono e cambiano da dentro tutte queste cose rendendole grandi e belle. Alberto, Eleonora ci raccontava che utilizzerebbe questa parola avventura per identificare il suo percorso di fede. Anche tu diresti che la, questo tuo percorso, questa tua evoluzione è stata un'avventura? Assolutamente sì, è stata e continua ad essere un'avventura che è partita con un pizzico anche di coraggio perché come in tutte le cose credo che ci si debba mettere in gioco e avere questo spirito coraggioso di buttarsi anche. E per me è stato così all'inizio, se pensiamo anche al Gesù, eh, il vieni e vedi no? ai primi Apostoli, poi c'è stato un moto anche coraggioso da parte loro di, di seguirlo. E se ripenso appunto anche alla mia esperienza e a tutt'oggi, ho in mente proprio dei nomi, dei cognomi, anche dei luoghi specifici dove è nata questa grande avventura che ancora oggi continua. Quello che emerge dalle testimonianze, dalle parole di Eleonora e d'Alberto effettivamente è questo valore aggiunto che l'elemento comunitario, relazionale ha nella propria evoluzione e nel percorso di fede personale che ogni giovane compie. Allora Eleonora, se dovessimo davvero in sintesi, con poche parole, identificare Qual è il valore aggiunto di vivere comunitariamente la fede, cosa potremmo dire? Io quello che direi è eh, che la dimensione comunitaria ha questo grande vantaggio, cioè che strappa l'esperienza di fede da un personalismo e da anche un sentimentalismo. No? È proprio per me vivere la fede nella comunità ha il valore di sostegno a questo, cioè che l'esperienza di fede che io faccio eh, è continuamente riportata alla sua verità e alla sua realtà. Alberto, sei d'accordo con questa lettura che ha fatto Eleonora? Assolutamente, aggiungo appunto che comunitariamente non si è soli, si è accompagnati, no? mano nella mano, mi verrebbe da dire anche a livello intergenerazionale, da quando si è più, più piccoli eh, poi alle fasi più adulte, grandi della, della propria vita. E un altro aspetto che credo che sia rilevante è quello di essere socievoli, cioè di relazione, eh, la mia personalità. Eh, si struttura nell'incontro con l'altro e credo che questo davvero sia il di più di un'esperienza di fede vissuta comunitariamente. È evidente appunto da quello che ci hanno raccontato Eleonora ed Alberto che proprio questa dimensione comunitaria, associativa e relazionale è il valore aggiunto e quel qualcosa che rende particolare e particolarmente preziosa la costruzione del percorso di fede che ogni giovane effettivamente riesce a edificare. Grazie davvero a Leonora ed Alberto per essere stati con noi. Grazie a voi.